Il 1 gennaio 2022 un gruppo di 7 persone partirà da Verona per raggiungere la Tanzania, dove è in costruzione un lebbrosario grazie ai fondi della Conferenza Episcopale Italiana. Intervista al dottor Giovanni Donadelli, presidente dell'ABCS, Associazione Bertoni Cooperazione e Sviluppo. In Valpolicella, a Prun, per il secondo anno si tiene l'esposizione di presepi nelle strade, nelle piazze, fuori dalle case. Tante le forme e tanti materiali per rappresentare la Natività di Gesù. A Mantova abbiamo incontrato le volontarie del Centro Aiuto Vita, che è anche Centro Antiviolenza per le Donne, una realtà ben radicata sul territorio con progetti di pronta accoglienza per sottrarle agli abusi. Parliamo adesso dei papà di alcune ragazze speciali. Le loro figlie fanno parte dell'associazione Diversamente in Danza. Abbiamo conosciuto Nicola, papà di Irene, e Umberto, papà di Alessandra, che hanno realizzato un calendario originale per trasmettere l'importanza di vivere le proprie passioni e per dare la possibilità di aiutare economicamente l'associazione. A tutti voi, buon Natale con Telepace! Dottor Donadelli, è in partenza. Quando e per dove? Siamo in partenza per la Tanzania per completare il lebbrosario nella missione dei Padri Stimmatini, un lebbrosario che è iniziato come idea nel 2018, quando siamo stati contattati da alcuni lebbrosi che ci hanno detto aiutateci, con il contributo di tante persone, ma anche di istituzioni, anche la Regione Veneto ha contribuito, si è iniziato a costruire la parte muraria e col contributo di tanti volontari di portare a termine anche i servizi. Ora la bella notizia è che la Conferenza Episcopale Italiana ci ha elargito il quantitativo di euro consistente per completare il servizio di radiologia. Un servizio di radiologia che si è reso indispensabile sia per la malattia di Hansen, la lebbra, ma anche per quella malattia che è molto simile alla malattia di Hansen, essendo il micobatterio della tubercolosi fratello maggiore del micobatterio della lebbra, per cui la radiologia è indispensabile per la diagnostica sia dell'una che dell'altra. Radiologia che poi verrà senz'altro utilizzata anche per quelle 1000 fratture dei bambini che i bambini hanno sempre e che presentano quando si presentano nel nostro ospedaletto, o anche per altre patologie che, essendo il nostro servizio di radiologia l'unico nel raggio di 200 chilometri, avremo veramente tante persone che, bisognose, arriveranno a noi. In che zona della Tanzania siete? La missione dei Padri Stimmatini è a Msolwa, negli altipiani meridionali della Tanzania, nella regione di Morogoro, una regione molto povera, tutta la Tanzania è povera, la Tanzania rurale è molto povera, però si sta organizzando una ripresa sia economica che sociale. E direi che la presenza delle missioni cattoliche e delle missioni in generale è stata la molla che ha portato questo inizio di sviluppo in positivo, sia dal punto di vista sociale ma anche economico. Cosa possiamo fare noi dall'Italia per sostenere queste opere? Allora, nell'iter diagnostico e terapeutico della lebbra, questa malattia che sembrava biblica, che sembrava dimenticata, ma è presente, è tuttora presente, la regione di Morogoro, dove siamo noi, è una delle più colpite della Tanzania. In Tanzania ci sono 32 lebbrosari, per dirvi quanto è diffusa la malattia. E questi due lebbrosari sono tutti quanti retti dalla Chiesa Cattolica. Il percorso della malattia, che può essere lunghissimo, però una volta fatta diagnosi, si ha tutto un iter diagnostico iniziale, ma un iter terapeutico che dura anche 2 anni. Questi 2 anni si ha cura del malato, ma anche della sua famiglia, del suo ambiente, e soprattutto si cerca di evitare o di diminuire quello stigma, quella emarginazione completa che ha il malato di lebbra
e che spesso porta a una emarginazione totale e finale. Qual è l'augurio di Natale che vuole fare lei come medico missionario a tutti i telespettatori, gli ascoltatori di Telepace? Io il mio augurio è che sotto ogni cielo la luce della Santa Notte sia illuminata dalla speranza, da una speranza motivata, motivata che tutti pensano agli altri. Tutti siamo in un villaggio globale che ha esigenze, che però se ognuno è vicino all'altro, questo villaggio globale sarà un villaggio felice. E pensa che tutti possiamo fare qualcosa per sostenere un'attività, perché questo Natale possa davvero aprirci il cuore? Sì. Quando Papa Francesco ha detto di vaccinarci contro l'egoismo, ha detto la verità più assoluta. In questo periodo in cui le nostre certezze stanno cadendo, ma la certezza più sicura è quella che il voler bene agli altri è quello che risanerà il mondo. E il bene si diffonda. Qualcuno dice che anche il male si diffonda. Noi preferiamo che sia il bene che si diffonde. Che si diffonda in modo tale che tutti, sotto ogni cielo, abbiano le stesse possibilità di una vita felice. Prese e piando torna anche quest'anno questa magnifica tradizione, da quest'anno lo possiamo proprio dire, voluta dagli abitanti del paese di Prun che si trova sopra Negrar di Valpolicella. Una comunità che si veste a festa in occasione del Natale e racconta con creatività la nascita di Gesù. Il paese si veste di Natale. Come nasce questa iniziativa che non è nuova, perché già l'anno scorso l'abbiamo raccontata? Esattamente, è nata l'anno scorso in zona rossa e quindi il Natale era un po' messo in stand-by. Ci siamo inventate di fare questa cosa, di chiedere ai paesani di fare i presepi fuori dalle abitazioni, in modo da poter vedere uno scorcio di Natale nonostante tutto. È andata molto bene, tanto che quest'anno abbiamo replicato e aumentato la cosa. La partecipazione è stata notevole quest'anno, impegnativa, perché hanno fatto presepi più importanti, anche nel senso più lavorati, più quasi tutti artigianali. E quindi quello è il bello, perché vuol dire che si sono impegnati anche durante l'anno per preparare questi presepi da mettere fuori adesso. Dall'anno scorso è partita questa che a questo punto possiamo definirla la nuova tradizione del paese. Come l'hanno presa i paesani? L'hanno presa molto bene, perché non è servito appunto stimolarli più di tanto, in quanto è stata quasi un passaparola. Ecco, e la cosa bella che a me piace è che ognuno ha tirato fuori la propria creatività e i propri talenti. Persone che fanno tutt'altri mestieri, per esempio il falegname che l'ha fatto in pietra e proprio un lavoro fatto bene, ecco, per dire, ognuno vedi che ha dato sfogo proprio alla sua immaginazione. Sono presepi di tutti i tipi, dai presepi fatti dai bambini ai presepi artistici con la pietra di queste zone. Quello che abbiamo alle spalle, per esempio, l'hanno fatto i bambini del catechismo, perché anche quello è stato messo in stand-by e quindi è stato trovato l'escamotage per fare qualcosa con i bambini, unire il catechismo al laboratorio. E quindi questo che abbiamo qua alle spalle l'hanno fatto i bambini. E bambini che hanno fatto comunque presepi insieme con i genitori e con materiale di recupero e quant'altro, tappi di bottiglie piuttosto che i rotoli di carta igienica, e invece presepi fatti con la pietra di Prun. Quindi la cosa caratteristica nostra
legno e quant'altro, insomma. La particolarità di cui l'associazione La Malga si è occupata è il presepe, la rappresentazione della natività nelle cave che sono tipiche qui di questa zona e sono luoghi particolarissimi. Sì, proprio le cave, ci sono chilometri di cave qui a Prum, anche se siamo abituati a vedere la cava principale sulla strada, e forse le più nascoste sono anche le più suggestive. La nostra associazione in particolare si è occupata proprio di rivalutare questo patrimonio e sull'onda, sulla scia, diciamo, dello stimolo di questo evento, ecco, si è pensato di prolungare il percorso, quindi fino alla zona cave, e realizzare un presepe all'interno della cava. Presepe in ferro per non utilizzare ancora e sempre la pietra e per non togliere, diciamo, l'attenzione dalla cava che è di pietra, quindi si è proprio pensato di utilizzare un materiale diverso, quindi il ferro, che poi è diventato arrugginito e ha creato questo scenario secondo noi suggestivo, ecco, anche perché c'è un percorso per arrivare che invece è più favolistico, fatto di gnometti e altri elementi, e poi si arriva alla zona cave, dove invece c'è un'ambientazione un po' più suggestiva. Cosa vuol dire coinvolgere tutto un paese per far sì che il Natale sia più vivo? Beh, l'anno scorso ci guardavano un po' come se vogliaste qua, perché non capivano bene, no? No, di solito l'abitudine è di fare il presepe, ma all'interno della casa. Quando hanno capito, invece, è piaciuto molto. Piaciuto molto, quindi non è stato così difficile alla fine. Partiti i primi, gli altri hanno subito copiato. Si pensa sempre che il presepe sia il simbolo del Natale, con tanto di figura della famiglia che si raduna in casa. In realtà qui non è una famiglia fatta da mamma e papà, ma è una famiglia allargata a tutto il paese, che poi si può concentrare in queste zone. Sì, è proprio vero. Anche perché era un po' una collaborazione, ma tu mi presti questo elemento, se vengo mi tagli la sagoma, piuttosto che, ecco, Giovanna, che è un'altra nostra collaboratrice, mi disegni o mi scrivi, perché lei è molto brava a disegnare. Quindi è stata proprio una collaborazione e una gestione comune nella realizzazione anche dei singoli presepi familiari. Fino a quando possiamo vederlo? Fin dopo l'Epifania, quindi da adesso fino all'Epifania. Adesso mi sembra che l'Epifania è di sabato, quindi probabilmente anche la domenica dopo, insomma alle 7. In realtà molto vivace, insomma, perché si incrociano tante storie, tante donne, tante situazioni, e ognuna è diversa dall'altra, per cui per noi è molto stimolante, insomma, riuscire a dare perlomeno ascolto a tutte le donne che ci chiedono aiuto. È un centro aiuto vita che è anche un centro antiviolenza. Sì, siamo un doppio CAV, centro antiviolenza, centro aiuto vita, ed è una grande forza questa. Siamo diventate centro antiviolenza proprio perché eravamo centro aiuto alla vita, abbiamo toccato con mano i problemi delle donne, i disagi delle donne, le violenze nascoste che si annidano in molte famiglie. E non è stato un passaggio semplice, ma ci siamo riuscite, e oggi il fatto di essere appunto non solo centro antiviolenza e casa di accoglienza, l'unica della nostra provincia, ma anche centro di aiuto alla vita, ci dà un raggio di azione molto più ampio, perché parecchie delle donne arrivano al centro antiviolenza passando attraverso il centro aiuto alla vita e facendo quindi un percorso di autoconsapevolezza. Ho cominciato a fare volontariato al Centro di Aiuto alla Vita nel 96-97, e allora mi occupavo del telefono giovane, che è un altro settore del Centro di Aiuto alla Vita. Mi occupo di questo che vedete. In particolare io faccio i colloqui con le signore
che appunto vengono, e adesso in epoca di pandemia fanno i colloqui solamente le persone che hanno il Green Pass. Alle altre invece viene preparato il pacco con le richieste che vengono prese telefonicamente dall'altra signora. E faccio i colloqui e poi, se ho degli spazi vuoti, apro, insomma, faccio un po' quello che c'è da fare, anche secondo il buon senso, naturalmente. Quanto c'è bisogno di una realtà come questa? Secondo me la nostra è un'esperienza che si potrebbe riprodurre. Diciamo che noi abbiamo un percorso forse un po' anomalo come Centro Aiuto alla Vita, nel senso che abbiamo capito che dovevamo aprirci alla società civile, non dovevamo rimanere un mondo chiuso, autoreferenziale, solo sui no. Dovevamo proporre cose, quindi abbiamo cominciato proponendo una linea di ascolto per i giovani nel 1997 e questo ci ha fatto riconoscere e apprezzare dalla società civile, dalle istituzioni che a Mantova sono poi tutte di sinistra, per cui insomma Centro Aiuto alla Vita in una città come la nostra poteva non avere grande ascolto. Avendo fatto questo passaggio, diciamo, inconscio, non è stato voluto, abbiamo avuto l'appoggio, il riconoscimento, la collaborazione anche delle realtà, diciamo, istituzionali del nostro territorio. E che Natale vuoi augurare? Auguro a tutti un Natale di pace, di serenità, di salute, ne abbiamo molto bisogno, e che abbiamo poi anche la forza e le risorse per continuare, perché veramente crediamo in quello che stiamo facendo. Diversamente in Danza è un gruppo di danzatori abili e diversamente abili che si integrano tra di loro e fanno degli spettacoli per le scuole e anche nei teatri. E diciamo, per Alessandra, che è entrata nel 2013, è stata una nuova esperienza, un nuovo modo di vivere con gli altri. È stata un'esperienza anche di crescita come persona, perché ha iniziato a stare anche con gli altri, a vivere con gli altri, a capire gli altri. Noi abbiamo iniziato circa 3 anni fa e cercavamo un'attività per nostra figlia che ha una malattia genetica rara e con difficoltà di movimento, problemi a livello cognitivo, e cercavamo un'attività che potesse un po' aprirla al mondo. Abbiamo fatto questa esperienza con Diversamente in Danza, Irene, un'esperienza che pian piano anche lei la sta aiutando a crescere, a trovare un modo di comunicare con gli altri, di rapportarsi agli altri. È nato un progetto per così un po' supportare Diversamente in Danza e un po' per dire che come papà anche noi siamo presenti, anche noi vogliamo vivere la nostra genitorialità, l'essere presenti, l'essere al fianco dei nostri figli anche in altre maniere, insomma. A volte, ad esempio, mia moglie danza con mia figlia e noi ci siamo messi in gioco creando un qualcosa di un po' diverso, ecco. Quindi c'è stato un ritrovo, giusto, tra papà? C'è stato un ritrovo del papà e abbiamo deciso di creare un calendario dove noi ci mettiamo a disposizione e ci mettiamo in luce come con i nostri hobby, e in maniera dimostrare quanto sia importante per una persona portare avanti le proprie passioni e quanto al tempo stesso sia importante Diversamente in Danza per i nostri figli, che gli permette di portare avanti delle passioni che altrimenti non avrebbero modo di esternare.
trovato la passione, una delle sue passioni è la figlia e l'impegno, insomma, per correre, per farsi in quattro, questo è rappresentato nella foto. Bellissimo, perché si lavora tutta una vita per dire ok, arrivo alla pensione e mi riposo. Invece lavoro di più, ma è un altro tipo di lavoro, è un lavoro che si fa con entusiasmo, con la voglia di fare. Io faccio l'autista praticamente per mia figlia, perché con la scusa che girano da una parte all'altra, anche nella provincia di Verona, non solo in tutta Italia, quindi quando le trasferte sono vicine ci penso io e le porto. Però è una cosa stupenda, perché vieni coinvolto come genitore con l'entusiasmo che hanno loro, quindi è un rinascere anche per me. Ho fatto le foto del calendario, ho fatto le foto di tutti i papà e poi mi sono messo anch'io in gioco come loro, perché era giusto mettersi in gioco, e l'ho fatto con una dose di ironia e con una mia passione, che è la passione per il pattinaggio, e l'ho unita un po' alla passione di Irene per la danza, e che ci sono io con questo tutù così semi ballerino, semi... E poi tanti, insomma, papà con le loro passioni. Chi in acqua, chi a pesca, chi in bicicletta, appunto, anche lui si è scoperto fare una cosa che non credeva poter fare, per cui è nata questa foto molto dinamica, molto bella. Sarà possibile trovare, prendere questo calendario per supportare diversamente in danza. Vi chiediamo di supportare questa nostra attività, questa nostra così esperienza come genitori, come papà, come per i nostri figli, per dar loro la possibilità di fare un'attività inclusiva che gli permetta di confrontarsi con il mondo, confrontarsi con se stessi.